città di Fano ha dato l'ultimo saluto a Don Pier Giorgio Giorgini, il prete combattente amato da tutti. Comprano auto e orologi con finanziamenti intestati a vittime ignare, poi rivendono i beni a prezzi di mercato. 10 gli indagati, almeno 6 le persone truffate. Traffico internazionale di cuccioli di cane, code e orecchie amputate, certificati falsi ed esercizio abusivo della professione. Scatta l'operazione Crudelia Demon, 40 le denunce tra veterinari e allevatori. Covid, altra giornata senza decessi nelle Marche, sabato prende il via la prenotazione dei vaccini per la fascia di età 12-39 anni, ancora disagio al Codma di Rosciano, l'area vasta attiverà il primo piano della struttura. Al via fanno i lavori per la pavimentazione che andrà a collegare il ponte dell'Arzilla alla pista ciclabile, oggi il sopralluogo di Bagnini e Assessori. A Pesaro spunta uno squalo a pochi metri dalla riva, paura e sconcerto tra i bagnanti nella spiaggia di Baia Flaminia. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli, oggi sono stati celebrati i funerali di Don Pier Giorgio Giorgini, storico parroco di San Cesario che portò avanti tante battaglie per il quartiere. Servizio di Filippo Pucci. Il rito funebre si è tenuto nella sua chiesa dove per ben 43 anni ha celebrato le sante messe, ha battezzato, celebrato matrimoni e cresciuto intere generazioni. Oggi pomeriggio alle 15:30 la comunità di Carrara di Fano ha dato l'ultimo saluto a Don Pier Giorgio Giorgini, parroco della parrocchia di San Cesario. Scomparso lunedì scorso, all'età di 78 anni, Giorgini era ricoverato ormai da alcune settimane a causa di un tumore. Dal 30 agosto dello scorso anno era diventato collaboratore parrocchiale dopo l'ingresso del nuovo parroco Don Ivan Bellomarì, che ha affiancato per diverso tempo. Memore di tante battaglie locali, Don Pier Giorgio era un uomo sensibile al tema ambientale. Tra i temi più discussi, quello della centrale elettrica e quello dell'ex cava Solazzi, sotto la lente di ingrandimento, per essere stata luogo di rifiuti depositati illegalmente. Amante anche della musica, la celebrazione è stata arricchita dalle voci e dalle note del coro parrocchiale. Negli spazi esterni alla chiesa, tantissimi fedeli hanno preso parte alla funzione tenuta dal vescovo della diocesi, Armando Trasarti. E anch'io, come la chiesa di Fano fosse un muro di Cagli Pergola, dobbiamo dire un grazie a Don Pier Giorgio per quello che ha fatto, per la sua intelligenza, per la sua professione scolastica, per la sua competenza anche di discernimento, per l'amore alla musica, all'arte, al bello, per il bene quasi passionale, presumo, che ha avuto per questa comunità, ma senza dubbio anche per la nostra Chiesa. E vi dico la verità, se ha voluto bene a me, e ne sono convinto, e me l'ha detto tante volte, ma non basta a me, Don Armando. Perciò quel bene che mi viene dato lo gradisco in quanto è riflesso del bene di tutti i preti e della diocesi. Volendo bene a me si riconosca il bene alla nostra Chiesa, alle nostre Chiese, a tutto il nostro popolo. Dio l'abbia in gloria e noi tutti dia qualche buona vocazione alla vita cristiana, alla vita matrimoniale e, perché no, alla vita di presidenza nelle comunità. Anche il sindaco di Fano, parrocchiano di Carrara, ha raccontato i suoi trascorsi col parroco, come anche i fedeli che si stringono attorno a questa grande perdita per la loro comunità. La comunità cristiana che hai servito per tanto tempo e con dedizione ti saluta e rende grazie a Dio per la tua paternità, Don Pi. Chiunque, a qualunque ora, poteva bussare alla tua porta e trovare casa e ripartire da lì con un po' più di pace nel cuore. Adesso siamo certi che sei entrato nella gioia del tuo Signore, servo buono e fedele, vigilante nell'attesa. Fatti onore, Don. All'uscita, accompagnato da tanti applausi, il feretro è partito alla volta del cimitero di Sant'Andrea in Villis.
Seconda giornata consecutiva senza decessi legati al Covid nelle Marche. Continua anche il calo dei contagi. I nuovi positivi sono 35, di cui 15 nella provincia di Ancona e 12 in quella di Pesaro Urbino. Infine, il numero delle persone ricoverate resta invariato rispetto a ieri, ma in terapia intensiva c'è un paziente in più per un totale di 22. Stessa situazione nella semi-intensiva, dove è stato ricoverato un altro degente, facendo salire così il dato a 42. Al via sabato 5 giugno alle ore 12 la prenotazione per il vaccino anti-Covid per la fascia d'età 12-39 anni. Le somministrazioni avverranno nei punti vaccinali già individuati nel territorio regionale ed è possibile prenotare attraverso il sito di Poste Italiane oppure tramite il numero verde attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Un ulteriore passo in avanti ha affermato l'assessore Filippo Saltamartini per il raggiungimento della profilassi della popolazione. La Regione ha attivato anche la prenotazione per i cittadini residenti all'estero ma che vivono temporaneamente in Italia. E intanto oggi sono proseguite le somministrazioni ai maturandi, ma non senza disagi. Nonostante il super lavoro di medici, infermieri e volontari della Protezione Civile, come ieri si sono verificate lunghe file e diverse ore di attesa anche per chi si era prenotato da diverso tempo. Le lamentele dunque non sono mancate, ma il direttore dell'area vasta 1, Romeo Magnoni, ci ha fatto sapere che stanno raccogliendo la disponibilità di medici e infermieri per attivare già da domani le postazioni alla primo piano della struttura dalle 8 alle 15. Oggi sono stati vaccinati 242 studenti. Il Comune di Fano ha chiesto alla Protezione Civile delle Marche di installare un tendone nell'area del Codma in modo tale da poter garantire una zona d'ombra a coloro che sostano in auto sotto il sole in attesa del proprio turno. Ancora cronaca, 10 persone sono indagate per truffa di finanziamenti. Questa mattina sono scattate le perquisizioni da parte della Polizia di Stato in diverse città delle Marche d'Italia. Operazione congiunta dei poliziotti di Fano, Pesaro, Ancona e Macerata che questa mattina hanno effettuato 8 perquisizioni. L'attività investigativa riguarda un sodalizio di almeno 10 marchigiani, tutti uomini indagati per una serie di truffe consumate tra Ancona, Roma, Cingoli e Civitanova. Il modus operandi della banda, con base nel maceratese, consisteva nell'acquistare auto e orologi di pregio tramite finanziamenti intestati a ignari soggetti mediante documenti e atti notarili falsi. L'obiettivo finale, quindi, era quello di acquisire il possesso del bene, rivenderlo e monetizzare. 6 in totale le parti offese che si sono viste arrivare bollettini per il pagamento dei finanziamenti oppure addebitare sui conti correnti le rate dei prestiti, vittime che poi si sono rivolte alla Polizia di Stato per sporgere denuncia. Fondamentale è stato anche il lavoro svolto dagli agenti del commissariato di Fano, diretti da Stefano Seretti, con l'ausilio della squadra mobile di Pesaro coordinata da Eleonora Cognigni. Tra i casi trattati rientra l'acquisto di una Peugeot 2008 del valore di 15.000 euro che uno degli indagati avrebbe acquistato mediante un finanziamento intestato a un fanese ignaro di tutto. L'auto poi è stata venduta dai truffatori al prezzo di 3.000 euro ad un'altra persona oggi indagata, dopodiché il mezzo è stato rivenduto a prezzo di mercato, un giro che gli avrebbe consentito con pochi passaggi di guadagnare in modo illecito diverse migliaia di euro. La Peugeot è stata recuperata dai poliziotti e sequestrata. Questa mattina inoltre durante le perquisizioni delegate dalla procura di Macerata, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerosa documentazione, cellulari e computer che verranno analizzati dagli inquirenti al fine di arricchire il già approfondito quadro probatorio. Tra i reati contestati rientrano quelli di truffa aggravata e continuata in concorso, sostituzione di persone e falsità ideologica e materiale. Ci spostiamo a Senigallia, dove un camion ha urtato alcune auto in sosta. È successo questa mattina intorno alle 12.30 in via Rodi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito nell'incidente, ma sono diversi mezzi parcheggiati al lato della carreggiata che sono stati danneggiati. Sul posto i vigili urbani che hanno chiuso temporaneamente la strada al traffico per eseguire i rilievi di legge. 40 persone tra veterinari e allevatori anche delle Marche sono stati denunciati per maltrattamento di animali, documenti falsi e traffico internazionale di cuccioli di cane. Oltre 50 le amputazioni illegali di code e orecchie. Sentiamo tutti i particolari nel servizio che è stato curato da Letizia Marchionni.
si chiama Crudelia de Mon, l'operazione portata a termine nei giorni scorsi dai carabinieri forestali del nucleo CITES di Ancona, che hanno concluso le indagini preliminari durate oltre 2 anni e dirette dalla Procura della Repubblica, che hanno visto coinvolti 29 allevatori di cani residenti in 9 regioni italiane e 11 medici veterinari. Dalle indagini svolte è emerso che 16 allevatori di razze canine e 4 medici veterinari residenti nelle province di Ancona, Macerata e Cosenza sono risultati coinvolti in 52 amputazioni illegali delle orecchie e della coda di cani corso, pitbull e dogo argentino, eseguiti tra il 2017 e il 2019. Alcuni interventi di amputazione sono stati giustificati con certificati falsi manoscritti dagli stessi veterinari ed attribuiti a veterinari risultati inesistenti oppure residenti all'estero ed inconsapevoli degli interventi eseguiti. Inoltre sono stati sequestrati a seguito delle perquisizioni effettuate presso 4 allevatori di cani corso e pitbull residenti nelle province di Ancona e Bari, timbri veterinari falsi e certificati veterinari in bianco pronti per essere compilati e ceduti agli acquirenti dei cani. Oltre 40 amputazioni illegali sono state attribuite ad una veterinaria con ambulatorio in provincia di Macerata, che risultava operare in un locale situato in un allevamento di cane corso in provincia di Ancona. Denunciati anche 17 allevatori di razze canine e 7 veterinari per aver prodotto 77 certificati falsi, tra cui 20 certificati veterinari di amputazioni dei cani e 57 libretti sanitari, passaporti e certificati per il transito di animali da compagnia. Documenti tutti falsificati al fine di poter esportare ed importare illegalmente cuccioli al di sotto dell'età consentita dalle leggi dei paesi di destinazione. Abbiamo i timbri utilizzati per cani falsificati. Sono state accertate 34 esportazioni all'estero, principalmente negli Stati Uniti, di cuccioli di razza corso e mastino napoletano al di sotto dell'età consentita dalla legge, con cani non vaccinati contro la rabbia, documenti falsi che ne attestavano la vaccinazione avvenuta e una data di nascita diversa da quella effettiva. Le indagini hanno inoltre permesso di riscontrare l'importazione illegale di 5 cani di razza American Pitbull Terrier, Bulldog e Golden Retriever, importati in 5 diverse occasioni in Italia dagli Stati Uniti sotto i 3 mesi di età e senza vaccino antirabbico. Inoltre ben 59 documenti falsi sono stati attribuiti a 6 veterinari con sede in Ancona, Napoli, Viterbo e Matera. 2 veterinari con ambulatorio in provincia di Macerata sono stati denunciati in concorso con altri 2 allevatori in quanto hanno fornito vaccini e microchip agli allevatori che hanno poi eseguito illecitamente le inoculazioni, pratiche in realtà riservate esclusivamente ai medici veterinari. I reati contestati ai 40 soggetti, oltre a pesanti multe, sono puniti con reclusione fino a 18 mesi per il traffico di animali da compagnia e maltrattamento e con reclusione fino a 3 anni prevista per l'esercizio abusivo di professione. All'Arzilla di Fano sono partiti i lavori per la pavimentazione che andrà a collegare il ponticello alla pista ciclabile. Era stato inaugurato il 7 agosto 2019 il nuovo ponte ciclo pedonale che collega l'Arzilla al Lido di Fano. L'opera, lunga 40 metri per 2,50 m di larghezza, aveva sostituito la vecchia struttura in cemento armato realizzata negli anni 80. Ormai fatiscente e in avanzato stato di degrado strutturale, era stata sostituita da un moderno impalcato reticolare finanziato dalla Regione Marche con 136.000 euro. Regione che poi aveva trasferito la proprietà del manufatto al comune di Fano e a 2 anni di distanza verrà ultimata anche la pavimentazione lato Pesaro, dove fino ad oggi le persone con difficoltà a deambulare e mamme con passeggini hanno incontrato problemi a procedere su sabbia e terra. Naturalmente abbiamo fatto un sopralluogo con l'assessore Lucarelli e con tutti gli operatori, e i Bagnini anche, per capire al meglio l'ordine dei lavori e nel creare il meno disagio possibile. Ci siamo dati appuntamento al prossimo mercoledì, che sarà la fine di questo primo stralcio di lavori. Stralcio di lavori che significa una manutenzione straordinaria dell'esistente, quindi della pavimentazione che va dal ponticello alla pista ciclabile che è adiacente ai loro stabilimenti. Successivamente, come detto, ci rincontreremo perché naturalmente i Bagnini, che sono stati molto comprensivi e ringraziamo perché ci accorgiamo di essere all'interno di una stagione, ci hanno chiesto di rivederci per mitigare al meglio quello che sono la seconda fase dei lavori.
seconda fase dei lavori che prevederà il rifacimento di una parte sottostante e l'eventuale chiusura di 2 o 3 giorni che valuteremo insieme. Rimarrà allestita a Pesaro fino al prossimo 13 giugno la mostra intitolata Spiaggia Libera, Arte, Fotografia, Ricerca, che rientra nell'ambito della 12ª edizione di Centrale Festival. È stata inaugurata sabato scorso al Centro Arti Visive di Pesaro la collettiva dal titolo Spiaggia Libera, Arte, Fotografia e Ricerca, che raccoglie i lavori di 30 artisti provenienti da tutta Italia. Gli autori nello scorso febbraio avevano partecipato ad un progetto digitale didattico curato dall'Associazione Culturale Centrale Fotografia e gli incontri online condotti dal presidente Marcello Sparaventi avevano posto in evidenza i controversi temi esistenziali che riguardano la contemporaneità, partendo dall'analisi dei principali autori internazionali. Abbiamo esposto 26 progetti allo Spazio Bianco di Pesaro in via Zongo 45, una mostra che tra l'altro si potrà vedere il venerdì, sabato e domenica fino al 13 giugno dalle 17.30 alle 19.30. La mostra viene esposta in occasione della 12ª edizione di Centrale Festival, l'evento dedicato all'immagine contemporanea che si svolgerà dalla prossima settimana alla Rocca Malatestiana di Fano. Alla Rocca verranno presentati 30 artisti che occuperanno ogni angolo, anche i più misteriosi, della Rocca Malatestiana. E quindi durante le giornate inaugurali dell'11, 12, 13 giugno con la direzione artistica di Luca Panaro potremmo assistere anche a dei talk, degli incontri, presentazioni di libri, visite guidate per in qualche maniera avvicinarsi a questo grande linguaggio che è quello della fotografia di ricerca. E dall'11 giugno la mostra verrà allestita anche al Caffè Centrale di Fano e a Centrale Edicola, sempre nel centro storico. Ci saranno volontari provenienti da tutta Italia a Passaggi, il Festival della Saggistica, che torna a Fano dal 18 giugno. Una squadra senza confini. Quest'anno arriveranno da diverse città d'Italia i giovani volontari che compongono lo staff di Passaggi Festival, in programma a Fano dal 18 al 25 giugno. La direzione, infatti, ha ricevuto per la prima volta richieste di partecipazione da ogni parte del paese. Lo staff comprende già non solo fanesi, ma anche persone che provengono dalle vicine Pesaro e Senigallia e che lavorano ormai da mesi alla prossima edizione. In totale saranno circa un centinaio i volontari impiegati nella gestione di eventi, ospiti e sedi, una squadra che sarebbe stata ancora più numerosa se avesse potuto contare anche sulla presenza degli studenti del liceo Nolfi che fino al 2019 hanno partecipato ai progetti di alternanza scuola-lavoro, ma che purtroppo sono stati bloccati a causa della pandemia. Quest'anno abbiamo avuto molte richieste, naturalmente non le abbiamo potute accontentare tutte, infatti sono pochi relativamente i volontari che arriveranno da altre parti d'Italia, perché non riuscivamo ad accontentare tutti, soprattutto in questo periodo ancora con le restrizioni Covid, però è stato molto bello vedere arrivare email e richieste da diverse regioni d'Italia, dall'Abruzzo, dal Piemonte, dall'Umbria, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, e di ragazzi e ragazze che chiedevano di poter svolgere un periodo di volontariato all'interno del festival. È una cosa che già in altri festival c'è, ad esempio a Mantova, ma anche in altri festival, e quindi per noi è stata una sorpresa assolutamente bella e piacevole vedere come Passaggi Festival, il nome di Passaggi Festival, sia diventato, non dico famoso, ma sicuramente circoli in diverse regioni italiane. E il cuore di Passaggi Festival sarà nel finale, venerdì 25 giugno alle 23.15. Nando Dalla Chiesa, presidente del comitato scientifico del festival, salirà sul palco di Piazza 20 Settembre per l'evento conclusivo della manifestazione. Un discorso notturno sull'infinito e il provvisorio, un discorso informale che viaggerà tra pubblico e privato e che trarrà ispirazione più dalla notte che dal giorno. Un modo per riflettere sul tema 2021 dell'evento che si sintetizza l'umanità e questo presente fatti dell'istante prezioso perché irripetibile.
E chiudiamo il nostro telegiornale con le immagini diventate virali sui social che riguardano uno squalo avvistato a pochi metri dalla riva a Baia Flaminia a Pesaro. I titolari dello stabilimento Gioa Marena che hanno pubblicato il video hanno commentato: abbiamo provato a catturarlo per togliere quell'anello in plastica dal corpo ma senza successo. Peccato, comunque non dovrebbe impedirgli di muoversi e nutrirsi. La nostra baia, hanno concluso, si riconferma ancora una volta un piccolo paradiso di biodiversità. E l'informazione torna domani mattina alle 7 con il commento alla stampa del nostro direttore Marco Ferri. Il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni 338 4968 250. Buona serata a tutti voi.